Regione e Comuni Insieme per l'occupazione dei giovani in agricoltura. Questo è l'obiettivo di una legge regionale che vede coinvolti l'ente regione ed i comuni che metteranno a disposizione terreni inutilizzati che potranno servire per offrire un'opportunità a chi vorrà mettersi in gioco da un punto di vista imprenditoriale. Stasera abbiamo qui convocato tutti i comuni e l'ANCI per presentare la legge Terre Giovani, tutte le opportunità che i giovani possono avere sulle terre disponibili che sono di proprietà dei comuni e degli enti strumentali. Abbiamo fatto una legge del Consiglio regionale dove tutte le terre incolte possono essere messe a disposizione di giovani, cooperative di giovani o cooperative sociali. La risposta c'è molto entusiasmo, pure perché l'agricoltura in questo momento riguarda un ruolo importante, quindi ci stanno molti giovani che vogliono investire. Noi abbiamo, come Regione Calabria, abbiamo puntato molto sui giovani, abbiamo fatto delle misure ad occhio per i giovani, sono arrivate in primo bando oltre 2200 domande che abbiamo già dato i primi decreti. Noi abbiamo, da quando ci siamo insediati, abbiamo già insediato oltre mille giovani, quindi dati i decreti. Su questo noi ci vogliamo puntare, sul ricambio generazionale. Da un lato la Regione, dall'altro i comuni, dal pubblico quindi la possibilità di favorire l'impresa privata. Un'importante occasione e opportunità di crescita per il nostro territorio, per i nostri giovani. Dalla terra può venire lo sviluppo, quello sviluppo di cui abbiamo bisogno. La Regione Calabria ha promosso questa nuova legge che è utile per sfruttare, per valorizzare le terre incolte e abbandonate. Noi come comuni faremo la nostra parte affinché possa essere sviluppata sempre di più un'agricoltura di qualità che possa puntare sulle eccellenze del nostro territorio. È un'opportunità importante perché oggi i giovani in realtà sono senza lavoro e la nostra regione, che ha una vocazione prevalentemente agricola, soprattutto questi nostri territori, faccio il sindaco all'Attarico, è una zona con tanti comuni, tutti a vocazione agricola, quindi dare una mano ai giovani che vogliono creare qualcosa, un'azienda, ecco, sfruttando il terreno che diciamo abbiamo in quantità nei nostri comuni, è un fatto molto importante che potrebbe dare una vera svolta alla Calabria.